Siamo insieme a Laura Di Pietrantonio, che oggi ha presentato in una conferenza stampa Una giornata per bene. Anche quest'anno sarete presenti in Bottega del Terzo Settore il 23 novembre per una giornata di degustazioni in cui l'obiettivo principale, oltre ad essere un evento di beneficenza, è appunto quello di far conoscere il territorio, le eccellenze, ma soprattutto di dare una cultura dell'enogastronomia alle persone che verranno. Esattamente, siamo al secondo appuntamento con questo evento e siamo molto contenti di vederlo crescere, perché rispetto all'edizione precedente c'è molta più attenzione, molta più curiosità. Proponiamo 20 seminari, 20 laboratori di assaggio su vari temi, alcuni riconfermati come ad esempio il vino, la birra, il tartufo, l'olio extravergine d'oliva e grandi novità interessanti come le farine, il gelato, il tè. Quindi grandi e importanti argomenti per la nostra gastronomia, e cercheremo di sviscerarne tutte le curiosità per rendere i consumatori sempre più consapevoli. Un evento appunto di beneficenza, ringraziando anche la Fondazione Carisap, assolutamente, ma soprattutto cosa importante per chi verrà è registrarsi a questi appuntamenti, perché sono già pieni. Devo dire che fortunatamente il format cresce, quindi alcuni seminari sono già pieni, per cui è importante registrarsi online dal sito www.picenoifriends.it e scegliere seminari ai quali si vuole partecipare. E il contributo di partecipazione per una giornata per bene è di 5 euro per partecipare a tutti i seminari e sarà devoluto interamente in beneficenza. Quest'anno i beneficiari della nostra beneficenza sono i ragazzi dell'Orto di Paolo di Ascoli, quindi vi chiediamo di venire numerosi e generosi, così da poter, oltre che imparare qualcosa, fare anche del bene. Da qui appunto anche quest'anno un payoff nuovo: assaggia, impara, dona, proprio per legare questi due aspetti. Quindi una giornata buona per il palato e buona anche per il cuore. Ti ringrazio, quindi appuntamento il 23 novembre in Bottega del Terzo Settore ad Ascoli Piceno.